Buongiorno ragazzi. Buongiorno carissimi. Oggi special guest. Sto ragazzo qui che si è niente venuto poco qui. Di meno. Sta mezza cartuccia ti è venuta a trovare stamattina. Sì, comune, consigliere comunale Daniele Perello. Che ciao. Fate? Lo salutate pure voi. Saluto anch'io, ciao a tutti. Grazie per la possibilità di prendere il caffè scorretto con voi. C'è sto finto consigliere comunale che noi oggi abbiamo cercato di portare qui, che sta sempre a chiacchierare, raga, sul giornale tutte le mattine. Mi sveglio, sentisce mai, senti la voce sua. C'è sta zanzara Perello, la zanzara Zezé Perello. Com'era la pubblicità quella cosa, quanto ci piace di niente, quindi. E stamattina io ho aperto il web. Perello? Che dice? Allora, tanto fa pubblicità per la prima volta Big Notizie e TRC Giornale, perché è pure giusto parlare delle notizie via web. Cesare quel che dice Cesare. E dopo tutte le stronzate che dice, io sono andato a vederne due in specifico che proprio fresche di giornata. Qua Perello tuona, area metropolitana, Perello e Cirecchia c'è, spingono per il referendum. Daniele, raccontaci un po' sta storia come... Questa è una vecchia storia, una storia che inizia più di un anno e mezzo fa, poi la faccio breve. Praticamente quando noi, come consigliere comunale, ma anche come membro del comitato per il referendum, che chiedevamo la libertà dei cittadini di scegliere se stare con Roma, se fare la ciambella, se fare un'altra cosa, naturalmente il sindaco Tirei disse no, non se ne parla, non se ne discute, uscirono anche sui giornali i suoi consiglieri più fidati a sostegno ho letto. Suo, tutti dicendo no, Roma. Oggi naturalmente le cose sono cambiate, perché sono cambiate? Non è per l'alta filosofia, niente di tutto ciò, è cambiate per una motivazione semplice: sposare la politica anzigarettiana permetteva a Tirei di garantire la figlia eletta alla Camera e di cercare di fare 3-4 operazioni come il passaggio a Ceato 2 ed altre. Una è andata bene, l'altra è andata male, adesso è finito. Lui stesso ha capito che la città, stando nell'area metropolitana di Roma, diventerebbe proprio l'ultima ruota del carro per quanto riguarda la politica dell'ATER, dell'ASL, verrebbe proprio dimenticata tutto. E per non parlare, immagina, il trasporto regionale, lo sport, qualsiasi cosa, non ci sarebbe più veramente un sordo. Prima ci ha fatto pure il riquadruccio qui, guarda, sì, che se lo vedete. C'è il riquadruccio, ci ha fatto tipo un cerchio concentrico. Tipo Londra che fanno la... E quindi Cirecchia passerebbe nel dimenticatoio, oggi lo sa anche lui. Però, come si dice, solo gli stupidi non cambiano mai idea. Accettiamo che lui abbia cambiato idea, ma vogliamo che sia reale il cambio di idea. Siccome... E come dice Cirecchia, ho visto anche il sindaco di Dolfa stamattina Landi, perché già con Battilocchio iniziamo questo procedimento. È molto semplice, andiamo in consiglio comunale senza parlare tanto, senza star a perdere nelle chiacchiere, andiamo in consiglio comunale, votiamo, decidiamo per 2/3, facciamo il referendum e facciamoci gli cittadini. Poi durante il referendum lui gli dirà che è meglio la ciambella, io gli dico che invece è meglio il cornetto. No, perché lui dice la ciambella del territorio d'utenza, che è una cosa che non porta da nessuna parte, neanche quella. Secondo me è meglio anche stare con la zona della provincia di Viterbo. Non è perché a me piace Viterbo, ma perché penso che dobbiamo superare di Perello invita a fare il referendum per l'area metropolitana. Se il sindaco è democratico ci mandasse tutti quanti a voi. Perello tuona da paura. E l'altra notizia Perello tuona è tra un po' pure il tempo, secondo me. Sta arrivando l'acqua. Verificare la legittimità dei piccoli appalti al nuovo mercato. Spiegaci. Situazione complessa, è inutile riparlare del mercato, però mercato ittico, no? Si parla praticamente, è possibile andare a fare una camminata e vedere che stanno a fare i lavori. Io auspico e spero che il mercato riapra il prima possibile, e riconosco anche le responsabilità della passata amministrazione sulla vicenda mercato, perché voglio dire, guardo anche la trave nel mio occhio, non soltanto la paglia in quell'altro, però il mercato stanno andando avanti i lavori. Basta guardare che nella zona dell'ittico stanno mettendo delle serrande grandi su delle pinzoline, così che secondo me dopo un mese crolleranno, e mi dispiace quando succederà di aver detto. Io l'avevo detto. Devo bike sharing perché l'avevo detto. Succederà questo, ma sono delle cose che non si possono neanche mettere, perché per quanto mi risulta a me, infatti ho fatto l'intervento dubitativo questa mattina, non hanno il permesso della sovrintendenza per fare questo. Noi subimmo le denunce di Monteduro, di Manueda, di tanti e tanti altri, perché avevano le loro ragioni, perché era un pezzo dei beni culturali. Adesso loro stanno facendo questo lavoro nella stessa maniera, e così non può funzionare, come non può funzionare che stanno portando avanti un progetto, secondo me, senza l'autorizzazione dell'ASL, perché lì dentro nel progetto non sono previsti i bagni, e anche che finiscono bello il mercato con tutti i fiorellini, quando poi vanno al collaudo e mancano i bagni, l'ASL non lo fa aprire. Quindi queste comunicazioni devono farle, il buon Tide non può andare avanti così, deve lavorare secondo una metrica che la città richiede, e le dici. Ragazzi, chiacchiera tanto, però c'è un'immagine emblematica che vuoi pure vedere. Ve vuole fanculo così, Daniele. No, per... emulavo un film di Clint Eastwood, quella storia, vero? Gringo.
A parte tutto, adesso partiamo con la carrellata della rassegna stampa. Beh, vai tu, vado io, vai con la provincia, vai. Vai con la provincia, Roca Santa Lucia, ieri non so se avete visto, alla fine pioveva pure cenere. Pioveva cenere ieri sera a 1.40. Roca Santa Lucia distrutti, qui dice 35 ettari, il quale dice 15 e su internet le dice 40. Deve essere successo tipo il gioco del telefono. Siamo 24 ettari. 24, dai, vabbè, 24. Comunque è stato grosso l'incendio, incendioloso. Pericoloso anche. Infatti c'è anche doloso, non lo so, comunque. La maggior parte degli incendi purtroppo sono dolosi. Sono dolosi, quindi qualche... Vabbè, comunque vigile il fuoco, poi arrivato io, vedevo pure l'aereo quello giallo che si attaccava a mare, si prendeva l'acqua, macello. No, non si preoccupi, non ci disturbi, signora. Ma fate i commenti riguardo le notizie della città? Sì, sì. Ma potete fare pure il commento? È in diretta, signora. In diretta, io posterei alla signora. Aspetta, aspetta. Vai. Assolutamente no, guardi com'è. Ma guardi, cioè, guarda. Se vogliamo vedere pulito, noi ci dobbiamo pulire da soli. Ma pensa te, quindi signora, la signora tuona. E tutti questi dipendenti da HCS lo stanno. Guardi, non prendiamo queste cose, perché se è vero che ci sono tutti questi dipendenti, Civitavecchia dovrebbe avere i tappeti rossi per terra. Va bene, grazie signora, grazie dell'intervento. Questo è il bello della diretta, come direbbe. Ragazzi. Abbiamo avuto anche come ospite la signora. Signora, vedi che la gente sta avvelenata di Pippo Bauer. Poi vai. Allora, la statua del bacio è stata dotoganata. Mo c'è bisogno di qualcuno che la pulisce. Se ci andiamo noi, esatto. Vale, se basta una cena di pesce pagata, noi ci andiamo. Come ci andiamo? Quella davano da coso quando hanno fatto le primarie, quelle pagavano. Portava gente a votare. Vai. Piano del comune per isolare i vandali, è pieno dei vandali, dei pischelletti imbriaconi, come Lele fa anche, è lui, uno è uno dei vandali civitavecchiesi, quindi è vero, se lo vedete in giro prendetelo. Usciamo dalla logica che tutti i ragazzi fanno casino, perché non è vero, i ragazzi si sanno divertirsi e vogliono poi divertirsi, che ne so, 4-5 in proporzione parlo su 100, sì. Isoliamoli magari. Magari proprio le persone grandi, come facevano una volta, io mi ricordo che se faceva una cavolata, andava a casa e il signore per strada mi menava, poi veniva a casa, suonava mio padre, gli diceva che mi aveva menato e menava pure mio padre. Adesso è cambiato, così adesso oggi. Mio padre va a cercare quello che ti ha menato. Ma noi riportiamo le persone per strada, riportiamo la sicurezza, perché è l'unica soluzione che c'è per... Quindi basta, avanti, raga, basta. La nostra città difendiamo, sennò la sempre. Tagliamo le mani. Sennò andate in un'altra parte, compiete assicurazione. Assicurazione sui vandali e i vandali puniti severamente con pene socialmente utili. Questo te lo leggo ogni tanto che ho posti sta poi frase. Direi deludente spettacolo. Deludente, poi passiamo sì. Alla cultura, deludente lo spettacolo Aguarela do Brasil, perché dovevano arrivare i brasiliani, sono arrivati un paio dei romani. Si portava cosa? Renato Frustalupi portava. Renato Frustalupi portava 4 torpignattara. Sono venuti con 4 di torpignattara. Avevano visto pure quella che andava con Marrazzo. Fabio Junior pure si era presentato stasera ieri sera. Erano tutto meno che Brasile, infatti la gente se n'è andata. La gente ha preso 160.000 euro. Che dice poi, d'altro interessante, Beppo oppure mesa basta? Niente, qui donate le aiuole delle rotatorie. Ah, sì? Anche quelle che sono state adottate non sono certo in buone condizioni. Così una lettera di un civitavecchiese di denuncia che chiama a caso all'amministrazione le aiuole. Ok, quindi allora, dopo dura la signora che ci ha detto che sotto casa c'è il delirio, dammo un'occhiata pure a sta aiuole, no? Che dite? Che dite? Ah, faremo da un'occhiata? Anche perché voi fate il delirio, ma voi fate la trasmissione da questo bar, che si può dire, insomma, anche zona è, siamo nella parte storica di Civitavecchia. Piazza Leandra, bar Piazza La Fontana. Leandra, c'è la fontana di Piazza Leandra decantata, che sarebbe stata, posto, è una cosa vergognosa, penso che, non so se è una protesta o se è un atto simbolico, che hanno messo dei pesci finti, è stata fatta tutta delle bottiglie di un pasquino Civitavecchiesa, diciamo, l'abbiamo già vista l'altro giorno. Altrimenti le mando Clint Eastwood, perché prepara tutto. Rega, che dì, tutto a posto, pure oggi ci abbiamo avuto, diciamo, grosso ospite. Ma quale grosso ospite? Grosso, nel senso, un po' sovrappeso. C'entriamo, io sto così oggi. C'ha l'occhiale pure fashion, abbiamo detto metti dell'occhiale fashion in trasmissione, non ci ha voluto stare a sentire. Stai parlando con me? Quindi io davo un bacione grosso della maggioranza. L'opposizione. Io sono l'opposizione, io! Che ancora non ho capito bene. Niente astratto l'opposizione, è un'etrina, è una cosa un po' particolare. Perfetto, un saluto, ragazzi. Da Mattia, da Daniele, Emanuele e un bacione ancora. Ciao belli. Ciao.